Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Napoli. Allora, quest'oggi concluderemo il mese di marzo che per il momento ha visto solamente due partite contro Milan e Bologna, entrambe vinte senza subire gol. Adesso contro la Juve sicuramente non sarà la stessa cosa. Comunque, raga, poi avremo una bella pausa di una quindicina di giorni per poi andare ad affrontare prima la Samp e poi la Fiorentina. Ma prima di iniziare a giocare, raga, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati, per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è in descrizione. Detto ciò, raga, andiamo subito in campo Piemonte Calcio Napoli, Piemonte Calcio quinto in classifica che molto difficilmente riuscirà a raggiungere la Champions, però è in piena lotta per un piazzamento in Europa, quindi sicuramente sarà una partita difficilissima per entrambe. Comunque, raga, Meret fra i pali, Bernat, Koulibaly, Gomez e Di Lorenzo in difesa, centrocampo con Fabian, Tonali e Zielinski. Torna Zielinski perché Elmas era troppo stanco. Se Elmas non era stanco, sicuramente l'avrei riconfermato. E poi in attacco i soliti tre: Insigne, Osimhen che è diventato anche un 85 e il Chucky sulla destra. Diamo un'occhiata anche alla formazione dei nostri avversari: Gigi Buffon fra i pali addirittura, difesa con Alex Sandro, Demiral, Bonucci e Danilo, centrocampo con Saka, Dybala, addirittura Arthur e Diop, in attacco CR7 e Aubameyang. Incredibile come una squadra di questo calibro non sia fra le prime quattro. Raga, occhio subito, poi in avanti per Aubameyang, c'è cioè Koulibaly su di lui che lo tiene stretto. Koulibaly qui, grandissima parata di Meret. Aubameyang gli era girato intorno letteralmente, ancora Meret protagonista, però era fuori gioco, sì. Comunque restano le due parate da parte di Meret, veramente miracolose. Qui occhio che tocca a noi, però Insigne viene fermato. Occhio Tonali, possiamo avanzare, tocco per Fabian. Vediamo un po', Fabian è solo contro tutti. Va da solo Fabian! Qui col sinistro quasi da fermo, palla alta, ma ottima occasione. Occhio che possiamo andare, Zielinski un po' di campo, va dentro da Osimhen che deve correre, vede l'inserimento di Zielinski, sei da solo! Piotr Zielinski, 1-0, mi stavo impapucciando, ma l'importante è che Zielinski abbia fatto gol, appunto, 1-0, siamo passati in vantaggio qui, bravissimo Osimhen, prima a fermarsi e poi a servire questo pallone precisissimo per Zielinski che poi fa veramente un bel tiro sul primo palo, veramente precisissimo. Sicuramente il portiere, come diciamo sempre, quando prende il gol sul primo palo ha le sue colpe, però qui bravo anche il nostro Zielinski. 1-0, siamo passati in vantaggio anche in casa della Juve. Occhio alla risposta dei nostri avversari. Arthur, palla dentro, Joe Gomez, ragazzi, miracoloso intervento da parte di Joe Gomez che qui si butta in scivolata. Veramente bravissimo il nostro Gomez, miracolosa parata. Occhio però al calcio d'angolo, Arthur a cercare nessuno, fortunatamente. Occhio che ci prova ancora il Piemonte con Arthur dalla bandierina, vediamo un po'. Palla dentro, bravo Di Lorenzo, Demiral, la palla resta lì, il tiro di Demiral, addirittura Meret può bloccare, ma adesso il Piemonte Calcio sta iniziando a spingere parecchio. Ok, ma fortunatamente però termina il primo tempo, 1-0 all'intervallo per il nostro Napoli. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, però per il momento, grazie a questo signore qui, siamo in vantaggio. Occhio, qui Bernat. Ragazzi, Bernat, che cosa ha fatto Bernat qui? No, Joe Gomez, perché l'è passata così? Perché l'è passata così? Ma non ci credo, aveva fatto il miracolo Bernat, un intervento rischiosissimo, però effettivamente sulla palla, eccolo qui, molto ruvido. Però qui Joe Gomez che sbaglia tutto, Di Lorenzo scappa via, arriva l'anticipo e poi Benet beffato sul primo palo da Arthur, ma qui è completamente un regalo nostro. 14 gol per Arthur, 14! Ma che cosa sto vedendo? Dai ragazzi, adesso è fondamentale restare in partita, non disuniamoci, non rischiamo troppo di essere pressati, non rischiamo di essere schiacciati più che altro dagli attacchi dei nostri avversari. Dobbiamo cercare di fare il nostro solito gioco. Ecco, subito così, con Lozano, guardate qua gli spazi che ci sono. Osimhen, è un po' Osimhen, gira intorno Insigne, va Osimhen, prova a fare tutto solo lui. Osimhen, vedi dentro! Palla perfetta per il capitano Lorenzo Insigne, 2-1, torniamo in vantaggio. Ovviamente doveva segnare lui, Lorenzo Insigne. Qui riguardiamo un'altra perla di Osimhen, secondo assist della giornata, veramente un pallone bellissimo per Insigne, solamente da spingere dentro, veramente eccezionale.
2-1, tornavi in vantaggio. Forza ragazzi, toi! Raga, doppio cambio per noi, dentro la botca per Fabian e soprattutto Bakayoko al posto di Tonali. Mi tengo un terzo cambio per ogni eventualità. Occhio che continuiamo a portare palla, intanto il tempo scorre, vediamo un po'. Bakayoko, bello l'inserimento di Lobotka, che era passato benissimo. Era stato bravissimo Lobotka, ma adesso torna indietro, su su. Occhio qui, lancio parabolico per Kulusevski, che può andare, occhio, la partita è praticamente finita e questa qui è l'ultima azione per il Piemonte Calcio, vediamo un po', Di Lorenzo su Kulusevski che deve tenere duro, stanno andando indietro, arbitro dovessi fischiare, occhio, clamorosa sta cosa, Koulibaly di testa, perentorio e Lobotka che la spazia via e spaziamo via ogni dubbio soprattutto, 2-1, riusciamo a vincere anche contro il Piemonte Calcio, vittoria preziosissima e se noi gli avessimo regalato in gol, secondo me, stavano ancora cercando il pallone. Perché quest'oggi, a partire da Meret e per tutto il resto della difesa, siamo stati veramente eccezionali. Hanno costruito tanto, noi poco, o comunque hanno costruito abbastanza, però noi difensivamente quest'oggi perfetti. E occhio raga, che Inter e Milan ancora devono giocare. Allora, l'Inter ha vinto e Milan no. Milan mi sembra che abbia perso o pareggiato, adesso vediamo subito. Ma penso proprio che abbia perso, vediamo, vediamo. Siamo già ad aprile, quindi dobbiamo tornare a marzo. Andiamo giù, 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 eccoci qua. Allora, il Milan perde 2-1 in casa con la Roma, sconfitta che ci può stare. E invece l'Inter va a vincere 4-2 contro l'Hellas. Quindi raga, è ormai evidente che siamo queste quattro squadre, Napoli, Inter, Milan e Lazio, con la Lazio che ormai è vicinissima al Milan, quindi rientra in gioco anche lei. E dopodiché raga, c'è una bella voragine di 10 punti proprio con la Roma e il Cagliari sotto. Ok raga, adesso andiamo ad affrontare la Samp, è passata la lunga pausa per le nazionali, adesso appunto inizia la 30ª giornata, che è solamente per noi perché le altre hanno già giocate tutte praticamente, visto che siamo solo noi a 29 giornate. Hanno vinto sia Inter che Lazio, ho controllato, c'è stato il derby Inter-Milan, ha vinto l'Inter 1-0 e la Lazio ha battuto il Benevento, quindi il Milan scende addirittura al quarto posto. Quindi noi adesso dobbiamo vincere per cercare di riagganciare l'Inter e per fare ciò scenderemo in campo con questa formazione, ovvero Meret fra i pali, poi Bernat, Joe Gomez e Simakan con Correa. Perché questa scelta? Perché semplicemente sia Koulibaly che Di Lorenzo erano troppo stanchi, evidentemente a causa delle nazionali che ci sono state. Comunque centrocampo solito con Fabian, Tonali, ancora Zielinski, perché è giusto premiarlo dopo la grande partita fatta contro il Piemonte Calcio, quindi era giusto riconfermarlo. In attacco sempre loro tre, Insigne, Osimhen e Lozano. Comunque raga, Napoli-Samp all'andata non ho detto nulla, però effettivamente questa qui è una partita che almeno per me, per noi, è molto significativa, visto che la Samp è una squadra per noi molto importante, visto che è stata la prima squadra che abbiamo utilizzato in una carriera su YouTube, su FIFA 20, appunto quella bellissima carriera con la Samp durata 4 stagioni, che io ho un ricordo veramente bellissimo di quella carriera, di quei giorni, soprattutto perché era tutto molto bello la prima volta, quindi è stato abbastanza toccante. Comunque non ci pensiamo, pensiamo a batterla sta squadra. Occhio Zielinski che può avanzare, vedi Tonali come si inserisce, vedi Tonali che c'è Insigne, occhio Insigne, bella giocata, il tiro a giro di Insigne, traversa clamorosa e Osimhen che non riesce a ribadire in rete, clamorosa chance per il tiro a giro di Lorenzo Insigne. Occhio qui, gran pallone recuperato da Tonali, possiamo andare, Zielinski per Osimhen che allarga subito per Fabian, Fabian, bello il pallone, ancora per Insigne, un po' troppo esterno, ma Insigne può provare una finta, gli riesce, Insigne è in area, perché non si è buttato a terra, era calcio di rigore. Comunque occhio ancora Zielinski che va dentro, da Fabian di prima intenzione, era tutto regolare. Era tutto regolare, che ci siamo mangiati qua. E ok raga, termina anche il primo tempo, 0-0 all'intervallo, ci stiamo provando in tutti i modi ma non riusciamo a sbloccarla. Occhio Osimhen, buon il pallone allargato, Insigne in area, vediamo un po', Insigne, Insigne, il tocco per Tonali, va ancora dentro, c'è Fabian che sul sinistro potrebbe essere una buona alternativa di tiro a giro. Comunque tocco per Lozano che non so perché è lì, però vediamo un po', provaci tu Ciuchi! Raga, il tiro secondo me era più buono di quello che l'ha fatto sembrare Audero.
Occhio Correa, tocco per Joe Gomez a cercare Fabian, sterza, si gira, vedi ancora Zielinski, traversa di Zielinski, che peccato. Ed è la seconda, dopo Insigne, adesso tocca a Zielinski, incredibile come è stregata sta partita. Occhio ancora Osimhen, stavolta sbaglia. Raga, la partita non si sblocca, quindi vado di 4-2-4, dentro Bakayoko per Tonali, dentro anche Mertens per Zielinski per avere, tra virgolette, un centrocampista più offensivo, e poi dentro anche Origi al posto di Fabian Ruiz per la doppia punta, appunto. Dai, raga, proviamoci adesso. Mertens, va Osimhen, occhio Osimhen, 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 non sbaglia, ce l'abbiamo fatta alla fine. Dopo un'altra chiusura pazzesca di Simakan, ragazzi. Simakan è un qualcosa di eccezionale. Ha fatto una partita incredibile qui. Pallone stupendo di Mertens per Osimhen, che si ferma anche, è voluto andare sul sicuro e col destro ha spaccato la porta e ha battuto Otero. Queste qui sono quelle vittorie pesanti che a fine stagioni, o per meglio dire a fine stagione, ti ricordi meglio. Occhio qui, Origi, adesso bisogna mantenere, ma c'è ancora la possibilità. Mamma mia, Osimhen, 1-2 micidiale, ancora Victor Osimhen, doppietta, porta spaccata, anche in questa occasione, questa volta l'assist è di Origi, guardate qui. Osimhen, tiro potentissimo, traversa, poi la palla si infila nettamente dentro. 2-0, l'abbiamo chiusa, abbiamo raddoppiato, per una volta il cambio modulo ha avuto effetto. E occhio che non è ancora finita, Origi riesce ad azzarla per Osimhen. No! Poteva andare addirittura di tripletta, sarebbe stato assurdo, tripletta in manco 5 minuti, però qui sbaglia completamente, la mette fuori, intanto la partita è finita, 2-0, vittoria pesantissima, soprattutto perché è un'altra vittoria a rete inviolata. Beh, raga, statistica un po' assurda. Effettivamente abbiamo creato tantissimo, tanti pali, traverse, però effettivamente due tiri in porta. Ok, raga, terza partita di oggi, Napoli-Fiorentina. Dopo la bella vittoria con la Samp, adesso cerchiamo di riconfermarci con la Fiorentina. Però purtroppo ci sono delle complicazioni. Praticamente la squadra era molto stanca, è passata effettivamente quasi una settimana, non mi spiego il motivo, comunque quest'anno va così. Comunque Meret fra i pali, in difesa ritornano tutti, quindi Bernat, Koulibaly, Joe Gomez e Di Lorenzo, centrocampo con Lobotka che mi ha chiesto anche di scendere in campo, poi torna Elmas, Tonali sempre al centro, in attacco erano tutti e tre stanchi, quindi Wamajitunga a sinistra, Skovolsen a destra e Origi punta centrale. Occhio qui subito la Fiorentina pericolosa con Puado che la sblocca subito. Fiorentina in vantaggio al Maradona dopo appena 6 minuti. Puado. Purtroppo proprio oggi la partita complicata non mi serviva perché ho tutto l'attacco stanco, quindi bisogna veramente cercare un'impresa. Qui occhio ancora, Cocori, no, Meret! Meret, madonna mia! Ce l'ha fatta, non sa manco lui, ma siamo ancora vivi. Comunque, stiamo perdendo ancora, però almeno solamente di un gol, almeno per il momento. Qui occhio Ribéry, grandissima conclusione da fuori area, ancora Meret che ci mette una pezza. Ma raga, stiamo soffrendo tantissimo, ci stanno prendendo veramente a pallonate. Qui occhio ancora Kokorin dal calcio d'angolo, colpo di testa allucinante. Qui si rivede la goal line technology sul tiro di prima, però veramente Fiorentina dominatrice di questa partita. Niente, raga, fine primo tempo, veramente non abbiamo fatto nulla, non riusciamo a giocare quella partita dove non puoi fare un passaggio e dove i tuoi avversari sono fortissimi. Occhio qui, bravo Elmas di testa, Origi. Origi prova a girarsi, vedi dentro Skovolsen col sinistro, para Rosati e si salva la Fiorentina. Raga, così non va bene, fuori tutti e tre gli attaccanti, dentro Osimhen per Origi, Lozano per Skovolsen e Mertens per Insigne, visto che Mertens è l'unico che secondo me a sinistra può fare bene, poi Insigne è molto stanco, stessa cosa anche per Osimhen e per Ricciuchi, però visto che c'è Mertens sfrutto anche lui. Niente, niente, è impossibile, ragazzi. È impossibile. Ragazzi, la partita è di uno script allucinante, ma è un qualcosa di assurdo. Penso che una delle partite più scriptate che abbia mai giocato quest'anno su FIFA. È allucinante questa partita, veramente. Occhio Osimhen, il sinistro di Osimhen. Miracolo di Rosati. Rosati, eh? Rosati.
palla dentro, proprio per Osimhen, incrocio dei pali. Occhio Elmas, c'è Osimhen che ha tanto spazio, ma anche se segniamo non la pareggeremo mai. Ma tanto non segna, non segna, non è rigore, non ho capito perché mi ha tirato 3 ore dopo, come fa a non essere fallo? Cioè, guardate, cioè ragazzi, vi prego, cioè... E ha messo la gamba sul piede, guardate lì. Mai giocata una partita così. È incredibile oggi. Ragazzi, sono sconvolto da questa partita. Questa qui manco a dilettante l'avrei vinta. Era impossibile, sconvolgente. La parola giusta è proprio questa. Ovviamente le altre vincono tutte, ma proprio tutte, non c'erano dubbi. Ovviamente l'Inter torna al primo posto 2-0 col Cagliari, il Milan 3-2 con il Crotone e la Lazio 1-0 a Bologna. Diciamo che mi sembra abbastanza chiaro che a lungo andare il campionato, il gioco non ce lo farà mai vincere. E purtroppo non puoi manco opporti alla forza superiore del gioco, che quando decide una cosa quella è e non si scappa. Cioè, io il campionato lo voglio pure perdere, ci sta a perderlo, però lo voglio perdere perché io non riesco a vincere, non perché la squadra avversaria media-bassa classifica mi viene a fare la partita della vita, giocano in un modo assurdo dove non puoi fare nulla. Io il campionato voglio perderlo perché ho perso 3-2 con l'Inter o con la Lazio, 2-1 con l'Inter, perché ho perso le partite contro loro, contro le dirette interessate, in partite combattute. Non voglio perderlo così, perché così sarebbe una cosa veramente allucinante. Spero veramente che non accada. Comunque, raga, noi ci fermiamo qua nella prossima puntata. Benevento, Parma, Genova. Quindi finirà anche il mese di aprile. E poi, raga, dopo la prossima puntata abbiamo l'ultima praticamente con il rush finale Torino-Roma, Spezia-Cagliari. Chissà che cosa potrà mai succedere. E se l'andazzo è quello dell'ultima partita siamo messi veramente male. Comunque raga, io mi fermo qua. Non date un sguardo all'overall che continua a scendere. Purtroppo il gioco è fatto male. Io vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti.